cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Il prossimo Festival di Berlino, che si terrà dal 9 al 19 febbraio, ospiterà due dei film più attesi del 2017. Si tratta dell'anteprima mondiale di Logan, terzo capitolo dei film dedicati a Wolverine, e di T2 Trainspotting 2, il seguito del film di Danny Boyle che arriva a 20 anni dalla pellicola originale. Trainspotting 2 e Logan usciranno nei cinema italiani lo stesso giorno, il 2 marzo. Rimaniamo in Europa con le nomination ai BAFTA, i premi assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts. Dopo il trionfo ai Golden Globe, continua a dominare La La Land, che conquista ben 11 candidature. Seguono Arrival di Denis Villeneuve e Animali notturni di Tom Ford, con 9 nomination. Quota 5 per Io, Daniel Blake, Animali fantastici e Dove trovarli, La battaglia di Axo Ridge e Lion. 6 le candidature per Manchester by the Sea, mentre Moonlight e Florence si fermano a 4. La cerimonia di premiazione dei BAFTA si terrà a Londra il 12 febbraio e sarà condotta da Stephen Fry, mentre sarà dedicata a Marcello Mastroianni la 12esima edizione di Los Angeles Italia Film Fashion and Art Fest, in programma dal 19 al 25 febbraio al Teatro Cinese di Hollywood. La manifestazione, lo ricordiamo, accende i riflettori sul cinema italiano con omaggi, incontri, rassegne e anteprime proprio la settimana prima della consegna degli Oscar. Per la pagina dedicata ai nuovi progetti segnaliamo che Nicole Kidman potrebbe entrare nel cast del remake hollywoodiano del successo francese Quasi Amici. I protagonisti saranno Bryan Cranston e Kevin Hart, ma questo già si sapeva. La Kidman potrebbe vestire i panni di Yvonne, una delle assistenti del benestante paralizzato interpretato da Cranston. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!